Buongiorno a tutti e benvenuti per questo nuovo appuntamento con la Finance TV. Oggi tocchiamo un tema estremamente attuale che ci riporta proprio a quella che è la realtà quotidiana che stiamo vivendo all'interno delle aziende, ma non solo, anche in come è cambiato il rapporto col denaro. Naturalmente ci siamo resi conto come questo periodo di incertezza che continua a, come dire, a perseverare, ad esistere e ci sta accompagnando in un momento di profonda trasformazione in cui l'elemento digitale in buona parte ha stravolto le nostre vite, ha stravolto il nostro modo di relazionarci col mondo che ci circonda. E questo ha comportato sicuramente una nuova consapevolezza e una serie di cambiamenti dovuti e necessari. E oggi che parliamo di Money Machine, quella che è la ricerca svolta da Oracle proprio su come stia cambiando il rapporto con le pers delle persone con il denaro. Ed evidenzia un rilevante incremento della fiducia degli investitori nelle macchine, quindi tutta una serie di elementi di trasformazione molto molto forti. Quello che, su cui ci interrogheremo oggi con i nostri ospiti, che vi introdurrò subito dopo la sigla, è davvero qual è il ruolo delle nuove tecnologie nel mondo del risparmio gestito. Anche questo è un mondo che sta cambiando. Come si coniuga addirittura l'aspetto umano della consulenza finanziaria con l'intelligenza artificiale in un paese come il nostro, in cui la relazione personale è sempre stato un fattore determinante, il fulcro del mondo del business. Vi ho anticipato un po' quelli che saranno i punti di analisi. Adesso chiedo davvero alla regia di far partire la sigla, dopodiché vi introdurrò i nostri ospiti d'eccezione della giornata di oggi. Buongiorno e bentornati con noi in diretta in questa straordinaria puntata in cui parleremo di fintech e futuro, come vi ho anticipato prima della sigla, a partire da quella che è proprio la ricerca di Oracle, Money Machine. A questo punto introduco i nostri ospiti in puntata. Abbiamo con noi il nostro direttore generale Marco Cigna, abbiamo con noi Luisella Gianni, Senior Director EMEA ed esperta di intelligenza artificiale e industry strategy di Oracle, e Camilla Cennini Visani, direttore generale di Italia Fintech. Buongiorno a tutti. Buongiorno Buongiorno. a tutti. Buongiorno. Buongiorno Marco, buongiorno Luisella, buongiorno Camilla, felicissimi di avervi con noi in puntata oggi su un tema così caldo, così importante, così chiave per il futuro sia delle imprese che naturalmente proprio del rapporto col denaro, di quello che sta avvenendo nel settore finanziario in maniera molto molto preponderante. Vorrei cominciare allora con una domanda proprio a Luisella, alla luce anche di questa introduzione di analisi di contesto che ho appena presentato a chi ci sta seguendo. Luisella, alla luce della transizione forzata, ovviamente avvenuta in questo complessissimo 2020 a causa della pandemia, tuttora in corso, purtroppo questa incertezza la stiamo vivendo ancora in maniera quotidiana, giornaliera. Quali sono, secondo te, i principali trend emergenti da questa importante ricerca che voi avete condotto e come cambia il nostro rapporto col denaro? Sì, grazie mille Giulia per la domanda. Allora, innanzitutto in questo contesto noi vediamo alcuni trend, chiamiamoli di scenario, no? Che stiamo vivendo, perché fondamentalmente ci stiamo muovendo verso quello che noi chiamiamo low touch, significa acquistiamo molto di più attraverso i canali digitali, ci siamo abituati ad avere quello che è definito in inglese home delivery of everything. E quindi cambia anche, c'è un'accelerazione molto forte della digitalizzazione, sia in ambito privato sia in ambito aziendale. E è stata stimata dai 3 ai 7 anni, quindi significa che gli investimenti in digitalizzazione che si sarebbero dovuti fare tra 3 anni vengono fatti adesso. In questo contesto, appunto, la ricerca che abbiamo fatto, in Oracle,
che riguarda 9.000 persone sia in ambito privato che aziendale in 14 paesi, ha evidenziato come è cambiato fortemente anche l'approccio a quanto riguarda i temi finanziari, quindi significa la gestione anche del proprio patrimonio. Il primo dato rilevantissimo è la fiducia, okay? Ci fidiamo molto di più di affidare appunto a, chiamiamoli bot, non tanto robot, in quanto si tratta di algoritmi basati su machine learning e intelligenza artificiale, quindi di affidare la gestione di vari aspetti finanziari. Qui abbiamo un dato: il 67% di tutti gli intervistati si fida di più di un bot. E tra l'altro in ambito privato abbiamo dei dati molto importanti, in quanto il 52% si fida di più dei robot o dei bot piuttosto che di se stesso per la gestione del patrimonio finanziario, e il 63% li ritiene più affidabili degli stessi consulenti finanziari personali. E appunto quali sono degli ambiti più importanti? Innanzitutto per rilevare le frodi, quindi un 33%, questo tra l'altro è uno dei tipici casi di applicazione anche in ambito aziendale. Ridurre le spese, quindi 22%, quindi molto importante, aiutarti a veramente gestire al meglio anche come spendi il tuo denaro, e investire in borsa, quindi il 15%, pensiamo a tutto il mondo del robo advisor. Quindi per me, in sintesi, il dato più importante non solo digitalizzazione nel modo in cui acquistiamo, ma soprattutto maggiore fiducia nei confronti degli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale. Beh, sicuramente, Luisella, è un dato che salta all'occhio quello che ci stai raccontando, perché si evince che naturalmente il rapporto, tra virgolette, con le macchine, quindi con l'intelligenza artificiale, è cambiato, sta cambiando in maniera preponderante, e soprattutto che anche le persone hanno bisogno di certezze, mi viene da leggerlo anche in questa modalità. Adesso vorrei fare anche una domanda alla nostra ospite, a Camilla. Camilla, innanzitutto quello che ti chiederemo da portare proprio a chi ci sta seguendo è una breve presentazione della vostra associazione. E poi naturalmente sorge spontanea a questo punto una domanda: in che modo si evidenzia la mutata fiducia nella tecnologia che appunto raccontava Luisella, e nel digitale con particolare riferimento al risparmio gestito? Grazie Giulia, grazie insomma per avermi invitato questa mattina. Italia Fintech è l'associazione italiana degli imprenditori del fintech, quindi l'associazione rappresenta tutte le principali realtà del settore con l'obiettivo di diffondere la cultura e la conoscenza del fintech presso i giovani, presso le famiglie, presso le imprese, e facilitare il dialogo con le istituzioni italiane ed europee per accelerare sullo sviluppo, quindi creando policy e un quadro regolamentare che spinga e supporta l'Italia affinché diventi un luogo sempre più competitivo e attraente per il settore. Quindi questo in due parole, che chi siamo e che cosa facciamo. Venendo invece al tema e alla domanda che mi hai appena fatto, quindi qual è il rapporto tra risparmio gestito e tecnologia? Sicuramente condivido tutto quello che ha detto poco fa Luisella, e vado magari a integrare con l'esperienza che noi viviamo sul campo tutti i giorni con i nostri associati. Sicuramente il lockdown ha messo in evidenza i limiti di un modello basato solo sul contatto fisico. La difficoltà di incontrarsi fisicamente con il proprio gestore in un anno di mercati complessi caratterizzati da grande volatilità ha reso complicato e rallentato operazioni quali per esempio cambi di linea piuttosto che operatività sul portafoglio. E quindi cosa sta accadendo nel mondo del risparmio gestito? Quello che di fatto era accaduto 10 anni fa nel mondo dell'e-commerce: il cliente si è adattato alla tecnologia, trovandosi in una situazione di impossibilità di interagire fisicamente, si è affidato alla tecnologia e ha sempre più iniziato ad utilizzarne e ad apprezzarne i benefici, e quali velocità e fruibilità. Questo non significa assolutamente che il consulente non serva più, certamente no. Ci vuole però sempre di più, e il cliente, questo è quello che chiede, la possibilità di poter scegliere. Il cliente vuole scegliere quando vuole, perché cosa, quando, come vuole parlare con un consulente, o quando invece
vuole operare attraverso la piattaforma, magari dal divano di casa propria, per fare delle scelte di investimento. In secondo luogo, credo che la tecnologia sia stato un fattore abilitante che aiuta sempre di più i risparmiatori a scegliere meglio le proprie strategie di investimento. Consideriamo che nel mondo degli investimenti oggi sono stimati, ci sono circa 140.000 tra fondi di investimento ed ETF. Quindi sicuramente l'intelligenza artificiale, algoritmi, modelli di analisi consentono di fare analisi di rendimento, di pricing, di rischio, che sono analisi molto sofisticate che anche i migliori team di analisti delle case, insomma, di consulenza finanziaria non potrebbero fare. E quindi la tecnologia, possiamo dire che è vista come un enorme setaccio, lasciatemi dire, che aiuta a scegliere e mettere a disposizione a costi competitivi, che è un altro elemento importante, un grande vantaggio offerto dalla tecnologia nel mondo del risparmio gestito, ciò che esiste sul mercato. Chiudo dicendo un ultimo elemento positivo della tecnologia, del rapporto tra tecnologia e risparmio gestito. Abbassa le barriere d'ingresso. Questa è una cosa molto interessante, importante, alla quale stiamo assistendo. La tecnologia avvicina anche persone fisiche, millennial, risparmiatori con portafogli relativamente piccoli che prima avevano più difficoltà ad accedere a strumenti del risparmio gestito. Quindi questo fatto, insomma, di avere tagli di investimento e soglie di ingresso minori proprio perché le cosiddette wealth tech hanno modelli di distribuzione e modelli, insomma, operano in modo da facilitare anche questo tipo di clientela, è un elemento molto positivo perché si apre, diciamo, un nuovo bacino e si offrono opportunità di investimento interessanti anche a profili che prima non potevano accedere a questi strumenti. Quindi aziende come, per dire, Euclidea e Moneyfarm stanno veramente rivoluzionando il mondo del risparmio gestito, perché grazie a una customer experience diversa, semplice, veloce, immediata da comprendere, con modelli ibridi di servizio dove c'è appunto un bilanciamento tra tecnologia e comunque ancora un rapporto con un consulente, credo che veramente siamo all'inizio di un grande cambiamento nel mondo degli investimenti e di come il risparmio è gestito e sarà gestito sempre di più in futuro. Ti ringrazio Camilla, quindi si tratta veramente da quello che ci racconti tu, che ci hai riportato anche Luisella, di un nuovo approccio dietro il quale c'è una nuova, sicuramente una nuova consapevolezza, ma soprattutto un nuovo valore dato allo strumento che è appunto la tecnologia. Per cui diventa davvero interessante capire quali sono i meccanismi che derivano di cui abbiamo cominciato appunto a parlare. Lascio a questo punto la parola al nostro direttore generale Marco Cigna, perché anche lui ha diverse curiosità da porvi. Sì, e mi collego proprio a quello che stava dicendo Camilla in chiusura e pongo questa domanda a Luisella. Ci stiamo di fatto avvicinando ad un'evoluzione che potremmo definire darwiniana. Ecco, come l'innovazione tecnologica sta cambiando anche il mondo delle imprese e quali sono le note da evidenziare che emergono da Money and Machines e dalla vostra esperienza sul campo, soprattutto? Sì, assolutamente. E da questo punto di vista mi riallaccio a quello che stava dicendo Camilla, che è molto vero. Camilla ha evidenziato come c'è una necessità di cambiamento che parte anche da quello che vogliono i clienti, i consumatori. Quindi un modo diverso anche di approcciarsi a quella che sono gli strumenti digitali, ma anche una richiesta di avere una customer experience migliore. Quindi che cosa significa? Alcune aziende in questo momento sono in grado di vedere comunque l'opportunità e di capirla, l'opportunità della digitalizzazione e altre meno. Per farvi un esempio molto italiano, okay, Nomisma ogni anno fa una ricerca su quelle che sono le aziende considerate controvento e questo termine controvento secondo me è ancora più rilevante in epoca di pandemia, quindi si vuole evidenziare quali sono le tipologie di aziende e settori che comunque investendo sulla digitalizzazione
che appunto ha tutto campo, quindi che va dalla produzione alla supply chain all'aspetto finanziario, sono riuscite a ottimizzare, addirittura a crescere in questo periodo, e quindi la ricerca riguarda 4.656 imprese, e vediamo alcune aziende, soprattutto del manufatturiero, quindi non solo il farmaceutico, ma anche il packaging, o pelletterie, cucine, industria meccanica, che sono state in grado di crescere proprio digitalizzando. E quando andiamo a vedere alcuni dati, sono dei dati rilevanti, nel senso che la forbice del margine operativo lordo medio, da essere più del doppio nel 2018, adesso è arrivato a un 22% versus un 7% rispetto alle aziende appunto che non sono considerate controvento, che non hanno investito in digitalizzazione. Questo per dire cosa? Fondamentalmente è una prova, secondo me, molto importante di quelli che sono i vantaggi nel riuscire a stabilire un circolo virtuoso che diventerà ancora molto più profondo nei prossimi anni. Quindi quello che possiamo prevedere, le aziende che sono state in grado di digitalizzare in passato e adesso sono quelle che avranno un fortissimo vantaggio a livello competitivo. E non so se possiamo far vedere, avevamo anche un paio di slide su quello che pensano i manager appunto sulla competitività, però fondamentalmente anche dalla ricerca appunto di Money Machine quello che emerge è che fondamentalmente quando si abbracciano appunto i processi che riguardano fondamentalmente sia capire come essere più bravi della competizione, sia anche di ci sono tutti degli ambiti molto rilevanti che riguardano ad esempio l'approvazione del budget, la previsione, lo scenario planning, la reportistica, la conformità e la gestione del rischio, quindi la conformità alla regolamentazione e la gestione del rischio. Quindi la maggior parte dei manager, quindi su quello che vi ho citato, più dell'85% ritiene che tutti gli strumenti appunto basati sugli algoritmi saranno più che utili per ottimizzare tutte queste attività, anche aiutandoli a prendere delle decisioni migliori fondamentalmente, quindi significa aiutarli nella loro decisione quotidiana riguardo appunto a determinati casi specifici, ma questo non significa appunto, come abbiamo visto prima, la sostituzione. In realtà è affidare fondamentalmente all'algoritmo alcune attività di previsione, di gestione, di analisi anche di variabili complesse e di standardizzazione, attività che in questo caso possono essere effettuate con maggiore efficienza da un bot rispetto che a un umano, e affidare appunto all'umano quello che l'umano sa fare meglio, quindi l'attività di relazione, di comunicazione, come ci spiegava anche Camilla, nel valorizzare fondamentalmente quelle che sono quelle attività che fondamentalmente sono eseguite meglio dal professionista umano piuttosto che dal bot. Bene, quindi siamo di fronte ad una sorta di integrazione che prosegue tra l'uomo e la macchina. E su questo tema, Camilla, qual è il punto di vista di un'associazione che si propone anche come aggregatore culturale e di policy? Quindi abbiamo parlato con Luisella sempre di più di come si stanno muovendo le scelte del management all'interno delle imprese e quali sono i risultati che le imprese stanno ottenendo, quelle naturalmente che hanno abbracciato già da tempo e hanno accelerato sulla digital transformation in questo periodo. No, grazie Marco. Certamente per noi aiutare a sviluppare una cultura del fintech in Italia è uno dei punti fondanti della nostra attività come associazione. Crediamo sia molto importante far comprendere a tutti gli stakeholder, a partire dai giovani, dalle famiglie, dalle imprese e alle istituzioni, che in primo luogo il fintech è una grande opportunità per migliorare la qualità della vita e per far crescere e più velocemente anche il paese. Sui giovani vogliamo far capire loro che il fintech è una grande, è in forte crescita, è un'opportunità. Le cito un dato, insomma, di una che abbiamo raccolto all'interno dell'associazione: i nostri associati nell'anno della pandemia hanno aumentato il numero dei dipendenti del 15%.
Questi dipendenti sono tutti giovani uomini, giovani donne, altamente qualificati, spesso in materie scientifiche, con la grande voglia di entrare in un settore nuovo e dinamico. Per questo lavoriamo con tante università italiane per portare testimonianze, parlare delle opportunità e aiutare anche a trattenere tanti di questi talenti che abbiamo in Italia e invitarli a impegnarsi in quello che pensiamo possa essere un settore molto interessante sempre di più nel futuro. Per le famiglie il fintech offre un modo nuovo di fare pagamenti, investimenti, finanziamenti, di prestiti. Solo una parola sul crowdfunding. Il crowdfunding sta avendo una fortissima crescita sia per quanto riguarda il lato equity che il lato debito. Ed è anche una modalità inclusiva perché consente appunto attraverso tagli piccoli di operazioni di essere accessibile, come dicevo prima, veramente a un pubblico che prima non aveva la possibilità di approcciarsi a queste tipologie di investimenti. Quindi parliamo oggi, vediamo instant lending, microfinancing, peer-to-peer lending. La tecnologia offerta dal fintech amplifica veramente le possibilità e noi come associazione cerchiamo insomma di raccontarle tutte al meglio in modo insomma da aumentare la consapevolezza e la comprensione. Veniamo alle istituzioni perché ovviamente senza una crescita dell'educazione finanziaria, tutto ciò non è possibile. Il mondo è sempre più complesso e quindi, di pari passo deve crescere l'educazione finanziaria di tutti quanti noi. E quindi per questo, insomma, crediamo nell'educazione finanziaria, facciamo come associazione molte attività in questo senso. Abbiamo sviluppato un corso di formazione che sono le nostre Fintech Masterclass insieme al Fintech District, proprio per cercare di divulgare questa cultura di cui parlavo prima. Lavoriamo a fianco delle istituzioni come Banca d'Italia, come Consob, i ministeri di riferimento, tutta la politica e ci aspettiamo molto, abbiamo delle aspettative molto alte anche da questo nuovo governo che insomma fa della digitalizzazione uno dei punti insomma principali del proprio programma, perché veramente è importante che l'Italia comprenda quale grande opportunità il fintech offre al nostro paese. Noi dobbiamo aiutarle a fare in modo che ci siano delle policy, che ci siano dei regolamenti, in modo insomma che si possa, diciamo, questa rivoluzione possa non solo, diciamo, aiutare il settore bancario tradizionale ad innovarsi, quindi il fintech come catalizzatore di cambiamento all'interno di un settore finanziario assicurativo tradizionale che ha bisogno di innovazione e poi portatore di innovazione stessa. Questa è la duplice valenza di grande complementarietà col settore bancario e anche di autonomia, essendo un settore molto specializzato e molto di nicchia che va a lavorare su pochi prodotti molto specializzati. Quindi crediamo insomma che un paese in cui ci sia più fintech sia un paese dove comunque persone, imprese vivono meglio e per questo lavoriamo insomma per fare cultura a tutti i livelli e raggiungere, speriamo, questo obiettivo. Grazie. Complimenti, e certamente dalla cultura passa il cambiamento, quindi siamo sicuramente sulla strada giusta. Lascio a te Giulia per le ultime domande. Sì, grazie Marco. Luisella, volevo un attimo proseguire un po' il tema che hai toccato poco fa con una domanda ancora più verticale, parlando proprio di quelli che sono gli strumenti proiettati nel mondo del corporate. Puoi raccontarci davvero più nel dettaglio quali sono questi strumenti che quindi stanno cambiando il mondo del corporate, le tendenze che stanno portando l'innovazione proprio a livello pragmatico del digitale in azienda? Sì, di nuovo grazie per la domanda. Io partirò con un tema, anzi con una parola chiave che è stata utilizzata fortemente nell'ultimo anno, che è resilienza. E con un po' una provocazione, no? Si parla di resilienza e tutti abbiamo capito cos'è questo concetto che appunto è diventato preponderante associato alla pandemia. La provocazione è, secondo me, molto spesso le aziende non devono essere semplicemente resilienti, quindi non devono essere reattive, ma devono essere molto proattive e quindi devono cercare fortemente di stimolare la crescita
e quindi di, appunto, come abbiamo visto prima, di cogliere l'opportunità. E questo è abilitato dalla tecnologia, quindi dalla tecnologia soprattutto nell'utilizzo dei dati per prendere delle decisioni diverse, quindi per ottimizzare anche la decisione. E qui tutti gli algoritmi e quindi gli strumenti basati sul machine learning diventano importanti, quindi non avere solo dei dati che fondamentalmente descrivono la realtà, ma utilizzare dei dati per supportare le decisioni. E questo vediamo che, appunto, di nuovo la ricerca Money and Machine ci conferma che oltre il 73% dei manager si fida degli algoritmi più di quanto si fida di se stesso, appunto per prendere alcune decisioni. E soprattutto, come abbiamo visto, e qui c'è un po' un parallelo tra quello che abbiamo visto accadere nel mondo dei consumatori e dei manager, innanzitutto si ritiene che gli algoritmi siano molto capaci di rilevare le frodi, quindi un 34%, per la gestione delle fatture, un 25%, e anche per elaborare analisi di costi-benefici, 23%. Su questo punto vi vorrei fare un paio di esempi, appunto, concreti di quello che stiamo vedendo in Italia. Allora, due esempi sono due aziende che, appunto, dal mio punto di vista hanno capito come utilizzare i dati al meglio. Un primo esempio è un'azienda molto di nicchia che si chiama Edilizia Acrobatica, e in realtà loro che cosa fanno? Hanno introdotto in Italia l'edilizia con lavori su corda, quindi significa permettere la manutenzione e la gestione degli edifici, evitando anche l'installazione di ponteggi o piattaforme aeree, e quindi grazie al personale specializzato. Loro sono riusciti, appunto, grazie fondamentalmente alla digitalizzazione dei processi, quindi l'utilizzo dei dati applicati all'amministrazione, la finanza, il controllo, ma anche gli acquisti, la gestione del magazzino, e grazie anche a una standardizzazione di procedure, non solo ad avere una crescita a doppia cifra anche nel 2020, ma soprattutto a pensare all'internazionalizzazione. Infatti stanno guardando ad esempio alla Francia come, appunto, il prossimo paese europeo in quale potranno crescere, e questo di nuovo grazie a scenario planning, analisi dei dati e utilizzo degli algoritmi di intelligenza artificiale. L'ultimo esempio che vi faccio, perché questo è un caso secondo me molto simpatico ma anche molto importante, è quello di Mondadori. Mondadori, in questo caso, durante la pandemia ha deciso di iniziare ad utilizzare un assistente digitale, quindi in questo caso un chatbot, per aiutare tutti i dipendenti innanzitutto a capire quali erano le nuove policy, anche per, non so, andare in ufficio, la gestione della pandemia e quant'altro, ma anche per abilitare delle attività di formazione. Quindi ritorniamo di nuovo alla cultura e alla cultura della digitalizzazione. Con, appunto, un esempio di successo, hanno lanciato, appunto, il chatbot in pochissime settimane, oltre 2000 dipendenti l'hanno utilizzato. Loro stessi si sono stupiti del fatto che è stato utilizzato e apprezzato da tre generazioni diverse, quindi non solo da comunque le generazioni più giovani, ma, appunto, da tutti, perché è stato considerato uno strumento molto semplice di accesso per avere delle informazioni e delle risposte a delle domande, con un tasso di risposta alle domande poste del 93%, quindi altissimo. E questo che cosa significa? Che quando gli strumenti digitali, appunto il chatbot è anche lui uno strumento basato sull'intelligenza artificiale, quando vengono utilizzati al meglio, quindi cercando di rispondere a delle esigenze reali in azienda, aiutano anche la crescita, appunto, di una cultura aziendale, ma anche l'abbracciare una digitalizzazione per facilitare e migliorare, appunto, il proprio lavoro quotidiano. Grazie mille, Luisella. Sicuramente ulteriormente questi dati ci portano a una riflessione inequivocabile, nel senso che davvero la digitalizzazione può diventare uno strumento di svolta, di miglioramento proprio delle modalità di lavoro e quindi di raggiungimento degli obiettivi. Lascio a questo punto la parola al nostro Marco Cigna per la domanda conclusiva. Ci avviamo alla chiusura della puntata. Sì, Giulia, gli spunti sono davvero tantissimi. Io mi rifaccio sia all'esperienza di Italia Fintech, che oggi abbiamo abbracciato, che all'esperienza della ricerca di Oracle internazionale, che si chiama, appunto, Money and Machine.
e abbiamo qui, stavo prendendo molti appunti, di fatto tre cose. La prima è che la tecnologia sta davvero abbracciando la rivoluzione darwiniana e selettiva delle aziende e anche, mi verrebbe da dire, dei professionisti che non hanno ancora messo in campo la giusta cultura per abbracciare il cambiamento. Semplifica, aiuta, intercetta target nuovi. È anche interessantissimo quell'esempio che ci stava fornendo adesso Gisella di quanto la tecnologia sia intergenerazionale, quindi questo è un aspetto certamente molto interessante. Dati, numeri, le aziende che hanno da tempo abbracciato la digital transformation e l'hanno poi accelerata nel corso della pandemia hanno triplicato il livello del margine operativo lordo medio, cioè rispetto alle aziende che non l'hanno fatto si è parlato del 22 versus il 7%, quindi questi sono dati davvero impressionanti. E poi infine il fatto che anche manager in azienda, nella gran parte dei casi, come è avvenuto appunto dal rilevamento della Money and Machine, si fida di più della tecnologia per supportare le scelte che non, diciamo, l'aspetto umano. Ecco, siamo davvero, riprendendo le parole di Camilla, siamo davvero in un momento dove la cultura deve innanzitutto continuare a pervadere anche le aziende che ancora non hanno abbracciato il cambiamento, la cultura dell'innovazione digitale. E da qui, venendo anche ai temi poi del risparmio e della gestione del denaro, certamente l'educazione finanziaria è un punto fermo che poi noi, tra l'altro, anche come media e come training abbracciamo ormai da tempo. Quindi testimonianze di grande valore. Grazie a te, Giulia. Marco, intanto grazie per aver riassunto in pochissimi punti i contenuti interessantissimi che sono venuti fuori in questa, diciamo, davvero puntata di approfondimento rispetto a un tema così forte e, insomma, che sta incidendo davvero nelle nostre vite. Ringrazio nuovamente i nostri ospiti di oggi, ringrazio Luisella Gianni, ringrazio Camilla Cennini-Visani, perché davvero ci avete dato la possibilità di affacciarci a un panorama che non si può più non vedere o far finta di non vedere, perché questa trasformazione, come raccontava sia Luisella a livello proprio di numeri con la loro ricerca di percentuali, ma anche Camilla con la loro esperienza di Italia Fint, che è in atto, per cui dobbiamo davvero abbracciare questo cambiamento e andare verso questa direzione sicuramente nuova, ma farlo soprattutto con una grande consapevolezza e una grande sete di cultura, quindi capire come farlo. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito nella puntata di oggi, ringrazio ancora Luisella, Camilla e naturalmente il nostro Marco Cigna, e nulla, vi aspetto per le prossime puntate della Finance TV. A prestissimo e grazie a tutti. Grazie, a presto. Grazie a tutte. Grazie, buongiorno.